Tutti noi siamo in periglio perché è uscito il trailer della seconda stagione di Rings of Power, Gli Anelli del Potere, la famigerata serie Amazon basata sulle appendici del Signore degli Anelli. E se già il teaser che è uscito qualche tempo fa ci aveva presentato una stagione molto più Avengers oriented, beh, questo trailer va esattamente nella stessa direzione. Infatti il trailer presenta un grande ritmo, una grande concitazione e una grande confezione. È inutile negare che sia un prodotto ben realizzato, ma soprattutto mette tutto questo in scena senza fare spoiler. Infatti è veramente difficile mettere in riga tutti gli elementi per ottenerne un'unica narrazione. Ricordiamo che ormai quasi tutti i trailer sono basati su fuoco che divampa e roba che esplode, evidentemente perché il pubblico, quello americano, vuole vedere questa roba. Qui ci sono scene di guerra e di assedio, il che ci lascia capire che questa seconda stagione sarà molto più movimentata della prima. In fondo, perfino Galadriel sembra scagliare delle frecce incendiarie. Ma cosa c'è da dire di questo trailer? Se ne può veramente dedurre qualcosa? Ma pochissimo, forse anche meno che dal teaser. Ma forse è vero che io dovrei ritirarmi e chiudermi nella mia biblioteca per leggere i testi di Tolkien e lasciare l'analisi, il commento di questa serie a chi effettivamente è meritevole di farlo, a chi se ne intende davvero, come mi è stato più volte rinfacciato dai miei detrattori. In fondo io non sono che un semplice professorone tolkienione rompicoglioni, ma qualche riflessione me la sento di farla, per esempio riguardo proprio a Galadriel e al suo anello Nenya, che sembra guidarla, mentre invece dovrebbe essere lei con la sua volontà a guidare il suo anello, muovendo il potere che le è stato affidato. O ancora la scena del litigio tra Durin padre e Durin figlio a proposito della corruzione portato da uno degli anelli del potere che è stato dato per l'appunto a Durin padre. Si potrebbe riflettere sul fatto che gli anelli dei nani, dei quali si sa pochissimo, avevano la capacità semplicemente di aumentare la brama e il desiderio di scavare e accumulare ricchezze, amplificando una tendenza che i nani hanno da sempre. Si intuisce che ci sarà la forgiatura degli anelli del potere umani e nanici e che ci sarà anche la guerra delle Region, perché Sauron si rivelerà in tutta la sua sfavillante potenza. Anche se in realtà l'attore è rimasto lo stesso, si è fatto la barba e si è aggiunto una parrucca, e che Celebrimbor non se ne accorge. Non preoccuparti, questo travestimento ingannerebbe anche mia madre. Sì, ma tua madre non è qui. Tu devi ingannare il vecchio bracalone. Il povero Celebrimbor potrà dire frasi come «Mi hanno buttato in una forgia e ne sono uscito Tonio Cartonio». E poi troviamo Meteor Man, lo straniero, o meglio, Gandalf. Non c'è ancora stato detto che è Gandalf, ma tutto lo lascia pensare. In trasferta nel Rung, che qui è una landa desertica e desolata. Il Rung, che è stato caratterizzato, anche dal punto di vista di chi lo abita, a metà strada tra Mad Max Fury Road, la saga cinematografica di Dune e anche Balle Spaziali. Gandalf si fa le domande esistenziali. È mio l'incarico di fermare le fiamme? È mio l'incarico di fermare Sauron? E Nori, la proto-hobbit, che lo segue accanto a lui, nel Rung, dice dovrò aiutarlo a scoprire il suo destino. E per questo bisogna chiederlo a Tom Bombadil, che nel frattempo si è trasferito nel Rung. Lui, che è espressione della vecchia foresta, è inserito perfettamente all'interno di un contesto naturalistico e boschivo, che qui invece è in una landa deserta. Ma quanti personaggi ci sono in questa serie? Círdan, forse gli stregoni blu,
Shelob, le aquile, Isildur combatte addirittura contro un ragnone. Forse ci sarà anche Shelob. E vedremo anche lentesse, perché in questo trailer ce ne mostrano una. Come faranno a raccontare tutti questi personaggi, quando nella prima stagione non sono riusciti fondamentalmente a raccontare già quelli che c'erano? E come si collocheranno gli esseri dei tumuli all'interno di questo contesto? Fuori dai tumuli, fuori dai poggi tumuli, accanto alla vecchia foresta. Boh. Tuttavia, da questo trailer sembra anche registrarsi un drastico calo delle sottotrame. Per esempio, la love story tra Bronwyn e Arondir, che abbiamo visto nella prima stagione e che avrebbe dovuto costituire lo scontro tra mortalità e immortalità, finisce qui con l'uscita di scena di Bronwyn, che è stato detto non tornerà all'interno di questa seconda stagione. Ma sembra non esserci nemmeno più traccia del teen drama e della love story tra Eärien e Kemen, dei quali si sono persi completamente le tracce. Ma anche i proto-hobbit, che erano stati uno degli elementi centrali della prima stagione, del tutto decontestualizzati e fondamentalmente inutili, ma tanto sbandierati dalla produzione, sono spariti. Di loro non c'è più traccia. Fatta eccezione, ovviamente, per Nori, che accompagna lo straniero, Mentorman Gandalf, nel suo viaggio al Rung. E che fine ha fatto Theo, il figlio di Bronwyn? Forse è riuscito a diventare finalmente un bambino buono? Probabilmente non lo sapremo mai. Non c'è più nemmeno traccia del macellaio Waldreg. Quanti personaggi meravigliosi, di cui certamente sentiremo la mancanza. Purtroppo non ci svelano dettagli su quella specie di misterioso blob che ci avevano fatto vedere nel teaser trailer, però ci mostrano il Balrog in azione. Ecco, speriamo di vedere qualcosa di più nella serie, di non fare la replica della prima stagione in cui ci avevano mostrato la scena del Balrog nel trailer e poi nella serie non vedevamo altro. C'è ancora la frase "Darkness will bind them", presa direttamente dal poema dell'anello, anche se è rimasta la traduzione "le tenebre li uniranno". Sembra che questa volta abbiano investito un po' di più in termini economici, ma anche di inventiva nelle armature, che sono meglio che nella prima stagione. E purtroppo, ancora una volta, dobbiamo lamentare il continuo riferimento a frasi delle trilogie cinematografiche di Peter Jackson. Anche in questo caso, noi vediamo Adar, personaggio che c'era già nella prima stagione, ma che qui avrà un volto nuovo perché hanno cambiato l'attore, che dice "lasciate Sauron a me", esattamente come Saruman alla fine del terzo film dell'Hobbit. Una cattiva tendenza questa che continua dalla prima stagione e che aveva afflitto anche la stessa trilogia dell'Hobbit di Peter Jackson. Il riferimento è sempre quello. Bisogna cercare di citare delle situazioni, delle scene, dei personaggi, dei dialoghi che già conosciamo. L'eterna riproposizione dell'uguale, in modo tale da ritrovarci sempre all'interno della comfort zone. E in questa direzione rientra anche la famosa dichiarazione degli showrunner, secondo cui Tom Bombadil parla per il 25% con frasi prese dal libro di Tolkien, del Signore degli Anelli, però in un'altra era, in un'altra terra, in maniera del tutto decontestualizzata. Cosa ci sarà di tolkieniano in questa seconda stagione? Ma probabilmente tanto, oppure poco, non lo sappiamo, ci capiamo molto poco in base a quello che ci hanno fatto vedere. Comunque hanno realizzato un trailer dignitoso, dal grande ritmo, che ci promette una serie in cui almeno vedremo effettivamente raccontato qualcosa. Anche se la cosa veramente interessante è scoprire che nella Terra di Mezzo, e in particolare nel Rung, esistono i cannocchiali.